di là vedere solo attendevo tenendo bisogno un po' perché non anche più 2-5-4 Buongiorno, come abbiamo visto nella parte frontale della macchina verso la drip tray, durante le fasi di riscaldamento vi è uno scarico di acqua e vapore. Questo è causato da questa valvola, chiamata valvola di antivuoto o anti-vacuum valve. Questa valvola serve per evitare le depressioni, quindi che il boiler, scusate, che il boiler vapore vada in depressione durante le fasi di raffreddamento, esempio se la macchina viene spenta di notte, e evita che vi siano false pressioni durante il riscaldamento, durante il warm-up. Quindi è una valvola che resta chiusa quando non vi è. Lascia passare aria, scusate, quando non vi è pressione all'interno del boiler. Quindi, quando il boiler è freddo o è nelle fasi di riscaldamento, esempio sotto i 90 gradi, resta chiusa. Quando si arriva circa i 96 gradi, questa valvola viene spinta verso l'alto dal vapore che inizia a generarsi. Quindi, tra i 96 e i 104 gradi, questa valvola, non so se si vede, per forza della spinta del vapore viene spinta verso l'alto e va a chiudere il passaggio. Quindi vedremo il vapore uscire nella drip tray quando il boiler vapore passa dai 90-96 gradi ai 100 e rotti, quindi nelle fasi di ebollizioni, quindi nelle prime fasi di ebollizione dell'acqua all'interno del boiler. Una volta che poi vi è pressione all'interno del boiler, quindi quando vedremo il manometro crescere di pressione, questa valvola resterà completamente chiusa. Come vediamo, qui l'abbiamo sezionata, quindi siamo andati a tagliare quella che è la valvola, proprio per vedere l'effetto che ha il vapore, quindi il generarsi del vapore all'interno del boiler su questa valvola. Nelle macchine tipo Bianca e Mara X, all'interno sopra questa valvola vi è un tubetto che pilota
il vapore che fuoriesce da questa valvola lo pilota nella bacinella di scarico o drip tray. Quindi cosa succede? Che all'interno della macchina non vi è vapore, non deve esserci vapore. Questo in quanto vi sono molte componenti elettriche ed è meglio per questo pilotare il vapore, deviarlo all'esterno della macchina. Adesso abbiamo il boiler vapore a 94 gradi, quindi inizierà a fuoriuscire a breve del vapore da questa valvola e inizieremo a vedere lo stantuffo, vediamo se riusciamo a zoomare, che inizia a muoversi. Ecco come si può vedere, si inizia a vedere il vapore. Ecco, come si può vedere adesso la valvola è chiusa. Quindi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che questo stantuffo, grazie alla spinta del vapore, è andato a chiudere la tenuta. Nel caso in cui vi è del calcare o vi è dello sporco qui, si vedrà fuoriuscire nella drip tray, del vapore continuo anche quando si ha un bar e mezzo. Di pressione all'interno del boiler. In questo caso è giusto pulire la valvola o meglio ancora sostituirla.